Tanto tempo fa, per conoscere cosa succedeva nel mondo, bisognava aspettare che venisse nella nostra città o nel nostro villaggio un raccontastorie, che faceva un po' da giornale parlante ed informava di ciò che succedeva al di là delle montagne, al di là del mare. Certo, le sue storie erano un po' abbellite e a volte celavano qualche menzogna. Ma non ha niente a che vedere questo con le fake news, perché quando parliamo di fake news parliamo invece di bugie capaci di generare odio e dalle quali bisogna imparare anche a difendersi. Attualmente, grazie alla tecnologia che portiamo sempre in tasca, tutti noi veniamo raggiunti ovunque e sempre da notizie e veniamo così a conoscere i fatti del giorno, ma in questo mare di informazioni ci arrivano anche molte false notizie che possono rivelarsi pericolose perché possono mutare i nostri comportamenti e influire sulle nostre scelte e metterci così in condizione di rischio. Che cosa le genera? Chi le genera? Cosa le rende così insidiose? E soprattutto, esistono dei modi per difendersene? Per riconoscerle e difendersi? Questo libro prova a rispondere a tutte queste domande e anche di più. Il libro che state per leggere ha come tema il rapporto tra verità e menzogna. Però prima di affrontare una questione così delicata, permettetemi di raccontarvi una storia. Servirà per scaldare i motori prima di partire per questo lungo e appassionante viaggio e ci aiuterà a familiarizzare con l'atmosfera che incontreremo in questa terra misteriosa. Un paesaggio sospeso tra la realtà e l'invenzione, una giungla dove tutto può essere vero o forse nulla lo è. La storia che vi voglio raccontare si svolge in un'epoca lontana ed è ambientata nell'isola di Vancouver, in Canada. Come ogni storia che si conviene, anche questa ha un protagonista che non esiterei a definire un eroe. Il suo nome è Quesalit. Lo stregone Kitano danzava al ritmo forzennato dei tamburi e tutti gli abitanti del villaggio gli facevano cerchio intorno ondeggiando a tempo di musica. Al centro del cerchio, sdraiata a terra su uno stoino, c'era Ken Sasha, l'anziana donna che da qualche giorno lamentava forti dolori al ventre. Una sola persona se ne stava immobile in prima fila con le braccia incrociate sul petto e si chiedeva: è vero o falso quel che sta accadendo ora, qui intorno a me? Davvero quest'uomo vestito di piume con il volto truccato saprà guarire mia madre grazie a una danza? A porsi quelle domande era Quesalit, figlio di Ken Sasha. Aveva solo 10 anni, ma era già un tipo decisamente in gamba. Apparteneva al popolo Kwakiutl, uomini forti dalla scorza dura che da tempo immemorabile abitavano in piccole case di legno affacciate sull'Oceano Pacifico. Vivevano un'esistenza serena e quando qualcuno tra loro si ammalava sapevano benissimo cosa fare. Mandavano a chiamare Kitano, lo stregone che abitava sulla terraferma. Quella volta lo avevano convocato pregandolo di guarire Ken Sasha. Dopo qualche giorno l'uomo era giunto sull'isola in piedi sulla sua imbarcazione ed era stato accolto da grandi cerimonie. Per prima cosa pretese d'essere pagato